Care amiche e amici di YouTube, ho intenzione di compartire con tutti voi il mio grande interesse per la letteratura, come potrete vedere e capire da questi mobili. E in modo particolare ho il privilegio di iniziare con una opera, o per meglio dire un capolavoro della letteratura contemporanea, che sarà niente coco di meno che... Signore e signori, ecco a voi il libro di Nino Frassica, il libro di Sani Gesualdi, edito Longanesi e Company. Accattatevillo! Il libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica è un'opera che fu editata dalla Longanesi e Company, che mi costò quando uscì 15.000 lire, e che credo quasi sicuramente che il libro di Sani Gesualdi, poi era anche uscito un dizionario dell'omonimo personaggio, che già non si incontra più. È tutto esilarante, ossia, per chi vede in YouTube Nino Frassica facendo Sani Gesualdi, capirà che questo libro sarebbe imperdibile. Non so, ci sono delle aneddote che sono irripetibili, perché se io le leggessi adesso probabilmente farei solamente la figura dell'emerito cretino. Leggerlo o guardare Frassica è tutta un'altra cosa, perché uno si ricorda il personaggio di Indietro tutta l'altra domenica, per cui è un qualche cosa di indescrivibile. Beh, il mio vuole essere un testimonial di quello che si può trovare fra le perle della letteratura umoristica. Per chi fosse interessato di cercare nei libri già vecchi o antichi, il libro di Frassica di Sani Gesualdi è un imperativo. Quindi magari un'altra volta che ci avrò tempo vi leggerò delle aneddote. Non vorrei infrangere i diritti d'autore del libro, che uscì nell'anno 85. C'ha pure illustrazioni, è veramente un portento. Sani Gesualdi nacque nel 1111 e morve nel 1888. Nacque da Sgalatta Alfredo, soprannominato Scandurra Gaetano, e da Scamarda Agata, vista da destra, o Agata Scamarda, vista da sinistra. Il padre faceva l'indossatore, la madre era casalinga, tutta casa e chiesa, e la madre di 106 figli. Sani era il primogenito e lo chiamarono Gesualdi, e, per non confondersi, i rimanenti 105 fratelli li chiamarono Coso oppure Cosa, a seconda del sesso. Il fratello più piccolo, di nome Coso, 106° figlio, ultimo nato, ancora vive. Gli ultimi saranno i primi nella vigna. Via di questo passo. Beh, vi ho lanciato, come direbbe lui, un nano. Accattatevello! Ciao!